clinique, vous allez avoir ça. Parce qu'en 2009, lorsque je suis venu en Europe pour la première fois, visto che io nel 2009 quando arrivai in Europa per la prima volta, le premières oreilles attentives, je les ai trouvées en Italie. Le prime persone che hanno avuto voglia di le premières oreilles attentives à notre cause, che attente alla nostra causa. Je les ai trouvés en Italie. In Italia. D'abord à la personne de Ivana Dama. Innanzitutto alla persona della traduttrice che sono io, Ivana Dama, grazie Presidente. Ensuite, toute la chaîne s'est installée. Poi tutta la scena si è installata, bella tenace e ha cominciato. Jusqu'à Antonio, jusqu'à Marco. Fino a trovare Antonio, Davide e tutti i nostri soci, sostenitori, presidenti, Fidu, la Fidu, Federazione Italiana, che onora. Sans oublier les gens du Parti Radical. Senza mai dimenticare gli amici del Partito Radicale. Les gens d'Amnesty come Riccardo Nuri. Riccardo Nuri di Amnesty, portavoce della Federazione Italiana di Amnesty International e i soci attivi di Amnesty. Sans oublier les universitaires aussi, comme moi. Senza dimenticare come ogni come singolo studente universitario d'Italia che si è dedicato alla casa. Come l'altro amico. Bruno. L'altro amico. Come la nostra vita. Diversi hanno studiato questo tema. Ok, tranquillo. Ah, Bruna, serio, no? Bruna, Giovanni. Bruno aussi. Il y a un nom arabe. Giovanni. Mm. Hanno ammendito nel tempo con i ricordi di tutti coloro che hanno riparato tra gli altri italiani. En tout cas, ad ogni modo, l'Italia ha costituito il primo foyer in Europa, in Occidente, in Europa della Mauritania che soutenait notre corpo. L'Italia ha il primato assoluto di aver sostenuto e sempre appoggiato la causa. In Europa, il primo paese in Europa che ci ha sostenuto e che ha diffuso questa la notizia di quello che accade in Mauritania, quindi della schiavitù. Nous étions interdits en Mauritanie. Noi in Mauritania eravamo completamente violati nel fare denuncia. Siamo stati perseguitati, diabolizzati, perseguitati. On nous interdisait de nous réunir. Ci impedivano di riunirci, parlare. On nous interdisait d'aller contacter les gens et leur parler. Ci impedivano di andare a contattare persone per sensibilizzare per parlarci. Nous étions traînés dans les tribunaux, dans des procès d'opinion, des procès siamo stati bloccati, comunque giudicati dalle tribune, dei tribunali, proprio perché oppositori dichiarati di una dittatura. Oui, les jeunes femmes et les jeunes hommes qui me suivaient dans cette lutte. Giovani uomini mauritani che lo seguivano dall'inizio verso la lotta sono stati totalmente torturati. Torturati dans les cachots de la police. Torturati nei commissariati, diciamo così, della polizia di lì. Mais aussi publiquement. Ma anche in pubblico. Jacob en connaît quelque chose. Qui c'è Jacob che può dirvi qualcosa, ne conosce qualcosa. Il a subi un mois de torture. Lui ha subito un mese intero di torture. Dans un commissariat de police. Un commissariato di polizia di Nouakchott. Personne ne connaissait où il se trouvait. Nessuno aveva notizia di dove fosse. Il n'avait aucun soutien. Non aveva alcun sostegno. Il était battu, martyrisé, privé de manger, privé de boire, privé de dormir. Mi hanno privato ogni diritto fondamentale di dormire, di riposare, di mangiare, di bere. Leila aussi a été à plusieurs reprises agressée. Anche Leila, attivista di prima ora, sua moglie è stata a più riprese violentemente aggredita. Elle a été défigurée dans son visage par une bombe lacrymogène. È stata colpita durante una manifestazione
da una bomba carta che oggi è rimasta anche ferita e poi ha dovuto subire degli interventi per ricostruire. E l'ha perso molto da sang? Perso molto sangue. Depuis là, elle met des lunettes pour pouvoir corriger sa vision dans et a été défigurée par la portare degli occhiali da vista prima non portava e proprio per cercare di riquadrare la situazione. Ses jambes aussi étaient plusieurs fois lourdement endommagées par l'agression de la police. Anche parenti, conoscenti di lei proprio, sono stati proprio presi di mira lungamente e torturati, maltrattati dalle forze di polizia locale. 30 policiers dans la rue faisaient subir à Leïla une scène una de torture publique, de tabassage devant les caméras. Una volta durante una manifestazione pubblica a Nouakchott, la capitale, ben 30 si sono accaniti sul suo corpo e l'hanno ammenata in 30 poliziotti, lasciando la terra nel sangue, quello che potete immaginare. J'ai cité la violence physique seulement qu'avait subi Yacoub et Leïla parce qu'ils sont les seuls militants présents ici aujourd'hui. Io ho fatto voi stasera un esempio soltanto di Yacoub e di Leïla perché sono loro che hanno subito direttamente quello che va raccontato e sono qui sul palco presenti. Mais des dizaines d'autres, ma decine jeunes femmes, jeunes hommes, ragazzi, ont subi autant de martyrisation, autant de torture. Autant de violence et d'humiliation. Au bout de 10 ans, on a subi 17 procès politiques, procès d'opinion. De 2009 à 2019. Des dizaines de militantes et de militants Decine, ont été blessés, handicapés à vie parfois. Sono stati violentemente feriti, alcuni feriti proprio perché si sono portati poi l'alito dietro, quindi feriti per sempre. Des dizaines de nos militants ont été condamnés à des peines qui arrivent à 15 ans de prison parfois. 15 anni, pene anche di 15 anni per aver denunciato la schiavitù pubblicamente. Nous avons été presque sous un blocus. Siamo stati praticamente messi come su uno. Dans notre quartier. Siamo stati esposti in un punto in cui tutti ci potevano guardare. Le quartier de PK. Il quartiere famoso ormai PK è quello di Biram. Le quartier où se trouve ma maison. Dove c'è anche la sua casa, il quartier generale. Ma maison qui a été visitée par Ivana, par Marco, par abbiamo Antonio. Visitato nel tempo, noi ci mettiamo giù. Donc, nous étions mis à l'écart de la vie nationale pendant 10 ans. Per 10 anni siamo stati messi ai margini della vita della nazione, stigmatizzati. Nos militants ne pouvaient pas travailler. I nostri militanti e militanti non potevano lavorare. Ni dans le secteur public. Né nel pubblico. Ni dans le secteur privé. Né nel privato. Ils ne pouvaient pas aller à l'intérieur du pays. Non potevano spostarsi neanche all'interno del paese, nel loro stesso paese. Nous étions fichés, surveillés. Siamo stati spiati, sorvegliati. La vie était dure. Molto duro vivere così. C'était une prison. Una prigione, praticamente in prigione senza esserci. Avec l'autre prison qu'on visitait de manière différente. Uscendo, entrando dalla prigione fisica, che in effetti è la prigione. Bon, au bout de 10 ans, j'étais 4 fois cette prison insalubre. Nel tempo, queste insalubri prigioni hanno fatto 4 arresti. Une prison qui change de lieu. Nouakchott capitale, avete all'interno, vi spostava. Alcune cittadine vicine dove ci sono, non c'è niente tranne che delle prigioni. E même pour mes amis, Kaedi, Ayoun, Kaedi, sono tutte zone più o meno lontane dalla capitale di Zuerat, un'altra città, anche lì. Bon, pure lì è in prigione per Iraq, per Biran e Sera. Per la causa di Iraq, Mauritania e Biran, molti andavano in prigione, automaticamente. Parfois on a décidé
d'affronter l'esclavage. Perché abbiamo deciso di affrontare sul serio questa realtà, la sclavitù. Qui sévit dans nos milliers depuis plus de 1000 ans. Che da più di 2000 anni nel nostro entourage, diciamo etnia, ma anche nella società, viviamo. E l'esclavage era stato pratiqué avant l'islam. Una forma di schiavitù che era praticata già prima dell'islam. Et l'esclavage qui a été renforcé par les esclavagistes, par les castes dominants, par les groupes dominants, il a été renforcé par les enseignements islamiques. L'hanno ancora più, gli hanno dato forza, hanno rinforzato attraverso questi insegnamenti distorti della religione islamica. Des enseignements qui ont été instrumentalisés. Un insegnamento strumentalizzato. Per legittimare ulteriormente, codificare e praticare il reato della schiavitù. Bon, la popolazione di schiavi, le caste schiave chez nous, la popolazione schiava, la casta di schiavi, sono da più generazioni parte della società, la nostra popolazione morita. Da secoli, più sempre, è così. On a voulu casser la chaîne. Noi, l'Iran, ha voluto rompere questo scenario. On a voulu rompre la chaîne. Rompere la chaîne. C'est pourquoi nous nous sommes levés. Ecco perché noi ci siamo. On a décidé de faire la subversion. E abbiamo deciso di essere sovversivi. Civilmente sovversivi, appunto. Di ideologia sociale. Ideologia sociale. Di modo di vita. Modo di vivere. D'un code d'honneur, un codice d'onore basé sur l'esclavage, basato sulla schiavitù. C'est pourquoi l'ambition était grande. Quindi l'ambizione della Svizzera era molto grande. Les défis étaient grands. E le difficoltà erano grandi, i problemi da affrontare. Et la réaction, altrettanto la reazione des groupes dominants, di chi era al potere. Chi beneficia dell'esclavaggio? Che invece beneficiava dello stato di cose, diciamo, quella pratica della schiavitù. E dell'État qui domina. E dello stato dominante. E che reazione? Très dangereuse. È stato sfidare tutto questo, è stata un'azione molto pericolosa. Une réaction de destruction. Una reazione proprio di distruzione. Ils voulaient nous détruire. Volevano distruggerci. Ils voulaient nous éradiquer. Volevano sradicarci. Parce que nous sommes en train de changer leur mode de vie. Perché? Perché noi stavamo iniziando a modificare il loro modo di vivere bene. Changer leur mode de vie, c'est que nous avons décidé de faire entrer les esclaves dans l'humanité. Quindi noi abbiamo deciso finalmente di far uscire fuori la realtà e quindi mettere davanti gli schiavi che loro erano sempre. Pour cette ideologie que nous combattions, contro questa ideologia che abbiamo raccontato che combattiamo, l'humanité n'est pas faite pour les esclaves. L'umanità intera non è fatta per gli schiavi. E pour bien maîtriser les esclaves et l'exploiter, per ben individuare gli schiavi e tenerli a bada, il faut le sortir de l'humanité. Dobbiamo eliminarli dall'umanità. E così facendo, on utilise des moyens inhumains. Hanno utilizzato delle maniere disumane. Des moyens violents. Violenti, modi violenti. Fisicamente. Moralmente. E intellettualmente. E in maniera intellettuale. Le choc entre nous et eux était un choc violent. Uno shock, uno scontro violento. Et pour atténuer la violence du choc entre nous et eux, pour atténuer la violence de la contradiction, questo scontro era anche pericoloso perché per cercare di arginarlo un attimo, nous avons choisi la non-violence. Abbiamo scelto l'arma della non-violenza. Mais avec une fermeté sur les principes. Ma con una fermezza estrema sui principi basici. Une détermination. Determinazione. Une attaque par les mots. Attacco verbale. Par les idées. Toccando le idee. Sensibilizzando le idee. Alle nuove idee. Qui les oblige à réagir. Chi li obbliga a non reagire. Bon, ils ont réagi même en décidant de nous condamner à mort. Quindi loro cosa hanno fatto? Hanno deciso di reagire condannandoci a morte.
Une fois Jacob et moi, nous étions dans les loges condamnés. Nel 2012 Jacob e il presidente Berardo sono stati proprio individuati come futuri condannati a morte. Mais cette confrontation, on l'a gérée. Ma abbiamo, siamo riusciti a gestire questo confronto violento. La gestion que Gandhi e Martin Luther King come ont poi, fait pour Berlino. Come noi abbiamo imparato, Martin Luther King e altri grandi. C'est pourquoi on a aidé les esclaves. Per questo che poi ci siamo dedicati ad aiutare queste vittime di schiavitù. A se relever. A sollevarsi. A se sentir des humains. A sentirsi esseri umani. A développer l'espoir. A sviluppare uno spirito di direzione del futuro. A prendre le chemin de la liberté. A intravedere luce, il cammino verso la libertà. Nous les avons aidés à faire les pas vers la liberté. Li abbiamo accompagnati a iniziare a camminare, a fare i primi passi verso la libertà. Mais pas seulement les esclaves. Ma non soltanto gli schiavi che hanno fatto questo lavoro. Nous avons aussi aidé les bourreaux. Abbiamo anche usato, abbiamo provato a dialogare anche per far capire cosa fare anche i padroni, gli schiavi, coloro che attuavano la schiavitù, gli schiavisti. Par notre démarche morale. Attraverso il nostro percorso morale. Par nos principes de fraternité. Attraverso i principi della fraternità, una fratellanza umana. Mais par notre détermination dans les principes, sur les principes. Scusami. Mais par notre détermination. Attraverso la nostra determinazione. Sur les principes. Sui principi, proprio restando su quel punto, i principi che ci muovono, sulla giustizia della causa. Così ciò ha permesso che molti dei gruppi allora dominanti rivedessero un pochino i loro calcoli, li facessero un po' i calcoli. Ils ont revu leur copie vis-à-vis de nous. Quindi rispetto a quello che loro gli presentavano, hanno fatto un attimo mia colpa, diciamo, si sono molto interrogati su quanto. Ils ont revisité leur concezione. Rivisitando proprio la concezione di cui ci fondiamo noi. Nous nous sommes imposé donc. Abbiamo imposto quindi. Par notre force et caractère morale. Siamo imposti attraverso la nostra forza e il nostro carattere morale. Nous nous sommes imposés par l'espoir que nous avons insufflé ci siamo au plus imposti attraverso questo spirito dedicato a tutti ciò che sono, tutti coloro che sono stati messi da parte, quindi gli schiavi, tutti coloro che hanno conosciuto solo la dominazione. Nous nous sommes imposés parce qu'on a mobilisé de nos côtés les plus nombreux. E siamo arrivati a convincere, spiegandoci bene, proprio più deboli quelli gli ultimi degli ultimi. E quindi facendo così siamo arrivati ad impattare proprio nella società e arrivare anche alla politica. Parce que on a utilisé la démocratie. Utilizzando la democrazia. Où ce qui nous est donné comme marge de liberté dans une démocratie contrôlée. Diciamo una democrazia che lontana da essere come la nostra, lontana, ma ci ha preso quel poco, quel margine di quella spazio, sempre nell'ambito di una dittatura. Allora il presidente era zitto. La democrazia che l'ha ben controllata. Una democrazia che lui ha ben controllato, tagliando la misura. Des portions de liberté. Porzioni di libertà. Des portions de compétition. Di competizione. Des margini de compétition. Margini, piccoli margini di competizione nella società. Lui ont échappé. Gli sono un attimo scappati. E noi, en tant qu'opportunisti umanisti, e noi come opportunisti umanisti abbiamo fatto, abbiamo approfittato di quello che succedeva, un po' di malevolezza della loro presidente, e ci siamo inseriti a favore dei diritti e dei più umili. Abbiamo provato ad occupare proprio quelle piccole porzioni, spazi piccoli di libertà democratica. Per entrare in competizione politica. Per provare a tentare una competizione politica sulla base dei principi giusti col potere.
Antonio e Marco erano presenti. Marco e Antonio erano presenti durante la campagna presidenziale 2019. E ils ont vu comment nous avons utilisé peu de moyens. Hanno visto, si sono resi conto come pochi mezzi avevamo per fare questo lavoro. Per dominare moralmente la campagna. Per dominare in maniera morale tutta la campagna presidenziale della politica. Per gagnare il cuore. Per conquistare il cuore. Delle persone, di tutte persone, e di minimo di giustizia. Che avevano tutti coloro che avevano voglia di un po' di giustizia. E non sono tutti vinti. Siamo usciti vincenti. Ma il potere arbitrale ha deciso autrement. Ma in realtà il potere poi ha deciso, ha fatto in modo che le cose andassero diversamente. Nous avons laissé passer pour éviter les morts. Per evitare sangue e morti abbiamo fatto passare anche questa. Pour éviter le versement de sang. Proprio per evitare tutto il versare fiumi di sangue. Car notre objectif c'est l'humanité. Poiché il nostro obiettivo alla fine è l'umanità. Ce sont les hommes. Sono gli uomini. Ce sont les femmes. Sono le donne. Ce sont les enfants. I bambini. Et on ne peut pas les servir en les tuant. Non possiamo vivere uccidendoli, facendoli uccidere in nome di una causa. O alle lesa morire. O lasciarli morire. O a partecipare dans un conflit qui peut partecipando a far morire même une seule che può far morire anche soltanto esporre a pericolo di morte anche solo una persona. No, non abbiamo detto no. C'est notre principe de base. Questo è il principio di base, vivere tutti e bene. Merci, grazie. L'impact che nous avons eu sulla société. Ma l'impatto che abbiamo avuto è stato un impatto morale. È stato un impatto di primo ordine morale. Un impatto sociale. Sociale. Un impatto ideologico. Ideologico delle idee. Ma un impatto politico, perché in materia di democrazia. E anche politico, perché comunque lì in materia politica di democrazia. È il voto che il parametro della performance. E noi siamo la prima forza elettorale. E noi siamo la prima forza elettorale morale. Grazie di cuore. Nostri progetti sono in corso. Adesso i nostri progetti futuri sono già in corso. Ma l'environnement politico ha cambiato. Intanto l'ambientazione politica del paese è cambiata. Il presidente nous attend opprimé e maintenant en prison derrière les verrous. Il presidente che ci aveva fatto tutto quello che vi abbiamo raccontato, Aziz, adesso è in prigione. Son predecessore. Son predecessore nous tend la main. Il suo predecessore adesso ci dà la mano, ci tende la mano. Il nous a tendu une main. Però ce l'ha attesa una. Nous lui avons tendu deux. Noi ne chiediamo due. Parce que nous voulons la paix. Perché noi vogliamo la pace. Et nous sommes sûrs. Siamo sicuri. Che dans la paix nous allons gagner. Che nella pace vinceremo. Continua però la schiavitù persiste. La pratica dell'esclavaggio perdura, continua. Continua, persiste ancora. Le vittime dell'esclavaggio continuano a soffrire. Ci sono ancora che soffrono le vittime della schiavitù in Morica. Come avant. Come prima. Mais le président actuel. Ma l'attuale presidente. Ha deciso di cesser. D'arrêter de faire souffrir les militants anti-esclavagistes. Dare un po' di tregua, di smettere di perseguitare tutti gli attivisti e le attiviste anti-schiavisti. E il ha detto che non. Il è prêt a discutere con noi. Ed ha dichiarato che è pronto alla discussione con noi. Il è prêt a nous laisser libres de nos mouvements, de nos actions. Ha dichiarato che è libero, cioè che ci lascerà comunque in discussione e in interazione. Il è prêt a nous laisser avoir des partis reconnus, des organizzazioni reconnues. Finalmente si è espresso su questo, ha deciso di riconoscere la nostra ala politica e l'associazione anche.
Il dit qu'il est prêt à nous écouter. Dice che è pronto ad ascoltarci. Il dit qu'il ne s'interpose pas, car nous on gagne des élections. Che c'è pas son problème. Che lui non ha questo problema se dovesse vincere diciamo di nuovo le elezioni, per lui lo ammetterebbe. C'est ça le changement qu'il a apporté. Questo è comunque il cambiamento che il nuovo presidente Mauritania ha portato effettivamente. Il n'a pas ancora apporté un changement sur l'esclavage. Certamente non ha ancora fatto niente, non ha ancora apportato un cambiamento sulle pratiche, sulla legge, eccetera. Sull'egalità sociale. Sull'eguaglianza sociale delle persone. Mais étant donné qu'il a donné ses libertés qui étaient confisquées. Comunque, avendo donato questo spazio confiscato prima. Non considero che sia qualcosa di positivo. Comunque stiamo considerando il fatto che è apprezzabile ed è positivo questo dato, questo modo di fare del potere. Che c'è una prima azione. Che comunque un primo passo, prima azione da parte sua positiva. Non considero che le libertà che l'ha donne, la pe che l'ha donne. On va l'utiliser. Comunque noi utilizzeremo questo spazio di pace che ha donato, lo utilizzeremo affinché noi arriviamo al potere. Potremo arrivare a governare il paese dal potere. E regoliamo alla racine la questione delle slavaggi. E andremo finalmente da lì a eradicare alla radice questa la questione questa della discriminazione questa razziale. Discriminazione razziale. Che c'è la questione della democrazia e quindi verso una vera la questione della giustizia sociale una democrazia quindi che porterà giustizia sociale questa è la nostra ambizione questa è l'ambizione adesso il movimento questa è la nostra ambizione. Buonasera a tutti, grazie per essere stati con noi, davvero, il presidente, il coronario. Signori, si è fatto la